E adesso un'altra finale, quella dei 4x200 stile libero mista. Stamattina c'era un altro quartetto a rappresentare l'Italia, erano Pirozzi, Di Cola, Megli e Gailli, e qui invece ritroviamo soltanto Di Cola, secondo frazionista, Stefano Ballo il primo, poi c'è un leggero cambiamento, stamattina era donna, uomo, uomo, donna, invece si ritorna un po' come fanno tutte le altre nazioni, prime due frazioni maschili, la terza e la quarta al femminile, dicevo ritroviamo Federica Pellegrini, e in quarta, dopo le fatiche dei 50, Margherita Panzieri. Ultima frazionista. La Russia ha una buona staffetta, ottimo il comparto maschile, meno efficace in campo femminile. L'Ungheria che invece sceglie una squadra che non presenta Katinka Hosszú, questa è una resa prima della partenza per una potenziale gara aggressiva. Né Milak né la Hosszú. Devo dire la Gran Bretagna ci riprova e ieri è stato un oro nella femminile, nella 4x100, prima vittoria europea al femminile per la squadra britannica e poi seconda nella 4x100 stile libero uomini alle spalle della Russia e davanti all'Italia di Miresi, Zazzeri, Ceccon e Frigo, medaglia di bronzo. Dicevo Gran Bretagna che è stata la più veloce, seconda l'Italia, nelle qualifiche. È una squadra fortissima quella inglese, sono loro i favoriti, hanno un forte differenziale rispetto a noi in campo maschile e su questo cercheranno di tenere con le ragazze. Eccoli lì, proprio loro a chiudere le otto squadre all'ingresso dopo l'Italia, Italia che schiera in prima frazione l'atleta che ha vinto i campionati nazionali sui 200 stile libero, sceso per la prima volta sotto l'1,47, Stefano Ballo l'anno scorso, anzi due anni fa a Guangzhou, strepitoso proprio nella prova di insieme, lì ha fatto il salto di qualità, oggi gli si chiede un impegno però diretto di responsabilità come apertura di staffetta. Allora andiamo a seguire questi 4x200 al termine dei quali continueremo a raccontarvi questa seconda giornata dei europei, ma si concluderanno momentaneamente su Rai 2, intanto inquadrata Federica Pellegrini, terza frazionista, e continueremo a raccontarvi la parte conclusiva di questa seconda giornata con le finali, sarà la volta delle premiazioni ovviamente dei 50 dorso uomini, la stile libero 50 femminile di questa 4x200 che speriamo che porti ancora gloria per l'Italia su Rai Sport più HD. Prima frazione nella quale appunto raccontava Luca, parte Stefano Ballo, il 27enne di Bolzano, campione italiano. Quarto, lo ricordiamo, il suo momento più alto della carriera del bolzanino Guangzhou nella 4x200 stile libero. Gran Bretagna che rinuncia a Duncan Scott e questa è una grande notizia, è il migliore in assoluto del suo paese, non ha nuotato i 100 stile libero questa mattina, si pensava per preservarsi anche per la staffetta, invece non lo troviamo al via, non che sia male sostituito, perché chi entra è il campione del mondo di 200 stile libero del 2005, James Guy, però la differenza è oltre un secondo allo stato attuale delle cose. Tra Thomas Dean e il nostro Stefano Ballo in terza posizione, il turco Baturalp Uenlue. Molto bravo Stefano Ballo a cercare subito la spalla di James Dean. No. Carino, Thomas Dean. Ho chiamato un nome del passato. No, è del passato, è carino. Un po' fuori contesto. No, ma ci sta. Beh, del nostro Stefano Bizzotto che per esempio ha richiamato un nostro carissimo montatore Marco Palozzo per assonanza con un giudice, quindi ci sta il grande James Dean rievocato primo frazionista Thomas Dean per la Gran Bretagna che ha virato a 51,54, seconda posizione per l'Italia grazie a Stefano Ballo, 31 centesimi. Beh, molto bene fino adesso, sta gareggiando con grande consapevolezza, sta marcando strettissimo Thomas Dean e il svantaggio è minimo, fino adesso gara superiore all'attese, sulla carta ci sono due secondi a favore degli inglesi in questa prima frazione e adesso ci sono forse due decimi allo stato attuale. Shegolev anche per la Russia. Eh sì, bravo il russo Shegolev, era 24 centesimi da Thomas Dean, terza posizione per Ballo, Gran Bretagna vira 1,46,54 dà il testimone Thomas Dean James Guy, Shegolev a 12 centesimi, Stefano Ballo consegna Stefano Di Cola 42 centesimi la seconda frazione. Un po'
ingenuo Thomas Dean a prestare il fianco all'italiano, gli è rimasto di fianco di corsia favorendolo un po'. Buona la frazione di ballo sotto l'1.47, è il suo livello, nulla da dire. Italia che rimane a stretto contatto con la Gran Bretagna, con la Russia che ha Krasnik in acqua, attenzione, avversario di grande livello, il migliore dei russi in questa gara. Passaggio però molto lento di Krasnik, che si fa sfilare e lascia spazio alla coppia Gran Bretagna-Italia al centro vasca. Krasnik di gran lunga, lontano, è 1.24, vediamolo adesso, vira James Guy per la Gran Bretagna, 2.37.25, e Stefano Di Cola, il nostro marchigiano di San Benedetto del Tronto, in seconda posizione a 42 centesimi dalla vetta britannica. Passaggio piuttosto veloce da parte di Di Cola, 50.71, ma quando sei lì spalla a spalla con un avversario non puoi stare troppo a guardare al cronometro, ti lanci e vedi di non essere staccato. Prossima frazione, quella della Pellegrini. Ai 350 metri Stefano Di Cola a 81 centesimi da James Guy, la Gran Bretagna. Grande James Guy adesso, grande accelerazione anche di Krasnik dietro. Russia però 1.78 con Alexander Krasnik, meno pericoloso, bene l'azione di Stefano Di Cola. Parte adesso la terza frazione con Federica Pellegrini per l'Italia, per la Gran Bretagna, Abby Wood. Cambio in sicurezza per la Pellegrini, che non ha certo spinto in questo frangente, a 24 centesimi, non certo lento, la frazione da 1.45.43. Ottima la frazione di Di Cola, certo, no chiedo scusa, quello era James Guy, 1.46.16, comunque molto buona la frazione dell'azzurro. La nostra Federica Pellegrini alla caccia di Abby Wood, passa ai 450 metri, 1.52, si allontana intanto la Russia con Anna Egorova, staccata in terza posizione a 2.72. E come spesso accade in staffetta, chi sta avanti cerca di scappare il più possibile, di non lasciare spazio a chi è dietro, di rientrare nelle prima parte di gara. La Pellegrini però sa e ha insegnato spesso anche alle sue compagne di squadra che il 200 non è una distanza breve. Lima 32 centesimi Federica Pellegrini alla britannica Wood, solo a 1.20 il passaggio a metà della sua frazione. Esatto, 200 non è una gara di sprint, è una gara che ti dà la possibilità di rientrare progressivamente e di scatenare giù i cavalli. Lei nell'ultima vasca, in questa vasca di Budapest, ci ha insegnato a tutti il modo migliore per farlo. Si sta avventando sulla Wood, che in ultima vasca lì, ma ancora 28 centesimi, a 92 dalla Wood. E Gorova sempre più lontana, la Russia 4.23. Esatto, il solco è enorme rispetto alla Russia, la Pellegrini che deve spingere quest'ultima vasca, la Wood che si è infilata sott'acqua con una magistrale subacquea e ha messo dentro la gambata. Adesso cala la sua azione, sale la Pellegrini, ci avviciniamo. Federica Pellegrini prova a riprendere la frazionista, la terza è Abby Wood, ci siamo, manca pochissimo, virano quasi contemporanee, solo 14 centesimi. Pellegrini che accede a Margherita Panziera dopo le fatiche della semifinale del 50 dorso, e Gorova e Russia riprende qualcosa, ma lontanissima, 3.59, testa a testa, lotta tra Gran Bretagna in corsia 4 e Italia in 5. Pellegrini da 1.55.6, una frazione che segna il progressivo miglioramento, ma ancora una distanza rispetto alla migliore se stessa. E adesso abbiamo la Frey Anderson, campionessa britannica, una delle migliori in assoluto in Europa in questa distanza, e la Panziera che, alla quale si chiede un compito difficilissimo, di rimanere a contatto, anche perché dopo le fatiche della semifinale, dove dicevo ha chiuso in decima posizione, Panziera gira 27.97 contro il 27.31 della britannica Anderson, e difatti si allarga il divario a 80 centesimi. Vediamo a metà della terza frazione, ai 700 metri, 1.09, sale ancora il vantaggio della Gran Bretagna. Freya Anderson che gira con 58.89 contro il 57.94 contro il 58.89 di Panziera. E dietro abbiamo Israele all'attacco addirittura della Russia,
a dimostrazione di una difficoltà in questa staffetta per i russi a centrare il quartetto migliore. Palziera che ci prova con la Anderson sempre abbastanza tranquilla, sa mettere la gambata però negli ultimi 50 metri, la infila subito in uscita di virata e cambia di fatto il suo incedere e allunga ulteriormente. Passaggio adesso per le ultime vasche con Panziera che aveva 1.15 di distacco da Freya Anderson. Lotta a due con Israele che ci riprova sulla Russia per il terzo gradino del podio, ma ormai gara solitaria delle prime. Anderson chiude 7.26.67, medaglia d'argento all'Italia con 7.29.35, terza la Russia che non si fa riprendere da Israele, anzi che chiude Israele in quarta posizione a 6.29. Gran Bretagna conferma quanto fatto questa mattina, allora arriva la seconda medaglia per l'Italia dopo l'oro degli 800 stile libero di Simona Quadarella e un argento. Si porta a 20 il bilancio complessivo del medagliere azzurro.